L'esito dei ballottaggi continua ad essere al centro del dibattito politico, attesa per la definizione delle giunte e dell'insediamento dei sindaci. Virginia Raggi riunisce i suoi 29 consiglieri al comitato elettorale. Oggi si apre una nuova era, scrive la neoeletta sindaco su Facebook. Qualcuno ci ha praticamente fatto una guerra senza precedenti. Grillo incalza, ora vogliamo alto verso il governo nazionale. È una sfida grande per un paese distrutto da partiti e sistemi di potere. Noi siamo pronti, crediamo che così come nelle grandi città saremo pronti a governare questo paese per ridarlo ai cittadini. Occhi puntati sul dibattito all'interno del PD e su quello che potrà essere il futuro del centrodestra. Renzi riconosce la vittoria molto netta e indiscutibile del movimento. Per il premier, dai ballottaggi, sia pure a valenza locale, emerge il successo del movimento come elemento nazionale molto forte e aggiunge: una vittoria molto, molto netta, una vittoria indiscutibile che va chiamata con il suo nome. E il popolo di alcune città ha dato un messaggio che deve far riflettere, che deve far riflettere il PD. Io non credo che sia un voto di protesta quello di ieri, è un voto di cambiamento. Il risultato delle elezioni amministrative ci dice che dobbiamo andare avanti ancora con più energia sulle riforme, per stare vicino alle persone, così come abbiamo fatto in questi anni, ma con la forza di un grande partito di sinistra che sappiamo esprimere, con cui dobbiamo avere la capacità anche di guidare in Europa. La minoranza del partito non fa sconti e vuole la resa dei conti in direzione. È una sconfitta severa che merita risposte chiare, dice Gianni Cuperlo. Pierluigi Bersani non nasconde l'amarezza. Per Roberto Speranza invece è finito il tempo dell'arroganza. Serve un cambio di rotta nelle politiche del governo e nella gestione del partito. Sotto accusa il doppio incarico del premier. Renzi si dimetta da segretario, arriva a chiedere Davide Zoggia. Penso che la direzione di venerdì debba affrontare in maniera molto seria il tema del rapporto del partito col proprio elettorato. Ci sono temi come il disagio sociale, come la scuola, come il lavoro, dove noi abbiamo perso il rapporto col nostro elettorato e credo sia giunto il momento di recuperarlo attraverso un'azione corale, ma molto molto incisiva. La sinistra chiede al Nazareno di abbandonare Verdini e sposare lo schema Milano, Centrosinistra Unito, e invoca a gran voce modifiche all'Italicum. Cambiare la legge elettorale non è all'ordine del giorno, taglia corto Renzi. Dal centrodestra Angelino Alfano spiega come il vecchio centrodestra non esista più. C'è il tentativo di Matteo Salvini di far nascere una destra estrema, spiega il leader di NCD. Noi dobbiamo far nascere un'area liberale e popolare che sia competitiva. Per Alfano non c'è posto nel centrodestra che aumenta, replica il leader della Lega, per il quale il modello Milano ha perso. Non siamo stati abbastanza coinvolgenti e appassionanti, perché se mezzo milione di milanesi sono rimasti a casa e non hanno ritenuto che valesse la pena di perdere 3 minuti per votare né per l'uno né per l'altro né per le 5 Stelle, vuol dire che bisogna fare di più e meglio. Quello che proprio non mi va giù è il suicidio di Forza Italia a Roma, che scientemente e coscientemente ha deciso di perdere, non sostenendo noi Giorgia Meloni, aiutando Giachetti ad andare a un ballottaggio sanguinario e disastroso. Io devo ancora capire perché Berlusconi e Forza Italia hanno voluto perdere Roma e consegnare Roma ai 5 Stelle, perché ancora non l'ho capito. Forza Italia intanto rivendica i buoni risultati dei moderati. Prossimo appuntamento, il referendum costituzionale di ottobre. In gioco la vita del governo. Questa è la lezione da trarre molto semplice per il futuro. Il centrodestra deve essere unito, deve essere centrodestra e non destra-centro. Deve coalizzare tutte le forze che si riconoscono nel riformismo di centrodestra, nella tradizione del centrodestra. Abbiamo governato con la Lega 10 anni insieme su 20 della Seconda Repubblica. Per questa ragione io sono ottimista rispetto al futuro. Con tutto il centrodestra abbiamo messo in piedi il comitato per il no al referendum e il no alla legge elettorale di Renzi, l'Italicum. Il no sta vincendo, questo è il collante forte per tutto il centrodestra unito.